vi devo dire una novità, se novità possa essere. In queste ore si sta lavorando per il passaggio del 70% da Nicola Di Matteo, a cui va il mio personale ringraziamento, ma credo quello di tutti voi, per aver ottemperato in un momento particolarissimo, un momento delicatissimo, con il suo, diciamo, versamento a salvare il Chievo. Ma nel frattempo che cosa è accaduto? Che si è avvicinato a noi con la sua prorompenza, con la sua intraprendenza, con il suo coraggio, Daniele Ferro, che ha fatto una proposta all'imprenditore Di Matteo di subentrare al suo 70%. Lui da prima voleva impegnarsi solo per il 15%, ma in una settimana, come un vulcano, ha risolto tantissimi problemi, ma secondo me si è innamorato tantissimo di questa piazza. È sul posto, Di Matteo è a Bologna, quindi è diventato il presidente operativo, e per fortuna che è stato a fianco a noi. E allora adesso ha avuto questa brillante idea, trovando anche, forse credo, la disponibilità di Di Matteo a sollevarlo da certi impegni. Quindi potrebbe essere che qui, da qui a qualche ora, potrebbe, dico, uso il condizionale, Daniele Ferro il nuovo presidente e Di Matteo come un amico del Chieti che ha salvaguardato. Voglio dirvi che qui sono un ospite, Chieti è della città e dei tifosi, quindi io farò tutto questo sempre con il massimo rispetto dei tifosi, quindi con la consapevolezza che prima di tutto, prima dei soldi, prima degli accordi, c'è Chieti in sé per sé. Quindi qualora voi in un futuro non tanto lontano non doveste essere contenti del mio operato, ripeto, io sono ospite, quindi io sto a casa vostra e spero di comportarmi bene a casa vostra. Poi se c'è qualcosa che non va, si parla, si confronta e cerchiamo di risolvere i problemi, come in tutti i matrimoni tra marito e moglie quando si litiga. Quindi è meglio non fare un divorzio, ma è meglio confrontarsi e trovare una soluzione più adatta per il bene di Chieti. Per il bene di Chieti io sono venuto qui, vi posso solo dire che io non sono nato imprenditore, sono nato per strada. Quando mi sono trasferito a Pescara, mi sono trasferito perché dovevo giocare a calcio. Non avevo un centesimo. Non avevo manco l'olio nel mobile. Non avevo i soldi per fare la spesa. Ho costruito un'azienda da zero, con tutti i miei sacrifici, con tutta la mia determinazione. Ho raggiunto tutti i miei obiettivi. Ad oggi posso dire che ho un'azienda che fattura 10 milioni di euro e 250 dipendenti. Non mi fanno paura le problematiche che ci sono a Chieti, e credetemi, ce ne sono tante. Perché la malorganizzazione è peggio dei debiti che può avere una società. Perché quando è a che fare con dei professionisti, come in questo caso mi ritrovo al mio fianco, è più facile. Ma ci vuole collaborazione da parte di tutti per far sì che le cose vadano come devono andare. Che l'anno scorso sono venuto a vedere qualche partita e buongiorno già si vedeva dal mattino, perché entrare in uno stadio dove non si può comprare nemmeno una bottiglina d'acqua, dove non hanno store per comprare una maglietta, dove qualcuno che magari è tifoso del Chieti e sta a Bologna non può comprare una maglia online, dove il Chieti non ha entrate a causa della malorganizzazione, ebbene ragazzi, buongiorno si vede dal mattino. Il mio compito è quello di sistemare innanzitutto tutte queste cose affinché il Chieti Calcio abbia un'organizzazione che permette delle entrate che poi verranno sfruttate per comprare dei giocatori affinché il sogno di questa città si avveri. Non pensate che abbia 30 anni, sono un ragazzino, lo so che lo pensate, ma c'ho due palle così sotto.
sono una persona che ha vissuto. Bravo. Nicola, quando l'ho conosciuto, l'ho visto subito come un padre, un nonno. È stato disponibilissimo. Però purtroppo, come diceva già una persona qui, è vero, dice una cosa giusta, qui ci vogliono le persone sul posto, che stanno sul pezzo, che risolvono i problemi. E purtroppo Nicola, cosa non definitiva ancora, perché noi possiamo parlare quando le cose sono scritte. Stiamo definendo questo passaggio con l'aiuto di Ettore, che per me è un grande amico. Se noi vogliamo vincere dobbiamo essere una squadra, perché io da solo non vado da nessuna parte senza di voi. Io ho entusiasmo, ho qualità e farò di tutto per portare le mie qualità come ho fatto in passato qui, perché non mi devo mettere i soldi in tasca, io i soldi già ce li ho, gli appartamenti ce li ho, una bella macchina l'avete visto, ce l'ho, non mi manca niente. Chi cazzo me l'ha fatta fare venire qua, scusate il termine, a prendermi sto rischio, a prendermi le parole? Io sto qua perché un domani si potrà dire a Chieti: oh, Daniele Ferro ha fatto una cosa che nessuno ha mai fatto. La differenza tra essere migliori e essere unici, la sapete qual è? Lo dico sempre ai miei dipendenti. Il migliore è colui che fa una determinata mansione meglio di un altro. Essere unico vuol dire che quando una persona fa quella cosa non la riesce a fare più nessuno. E noi non dobbiamo essere migliori, ragazzi, noi dobbiamo essere unici. Con il massimo rispetto vi chiedo di darci tempo e di farci lavorare in maniera serena e di darci il vostro appoggio, perché senza il vostro appoggio noi non siamo niente. Grazie.